Oggi presentiamo Ennio Spadoni e presentiamo la sua antologia, un'antologia pubblicata dal Ponte Vecchio che egli, per chi la volesse, in vendita. Ennio Spadoni è un autore che ha esordito, poi ci spiegherà meglio lui, insomma, ha nei dettagli il suo percorso, anche perché abbiamo l'occasione di fargli una domanda particolare a metà degli anni Ottanta, in poesia, ma pubblicando, e questa antologia dà veramente conto in maniera assai precisa di quello che è stato il suo percorso, perché Ennio è un poeta che, pur mantenendo sempre la sua originalità e proprietà di scrittura, ha avuto una costante evoluzione. In particolare ha cominciato con versi e poesie brevi, scarni, essenziali, molto spesso castici, addirittura si è dedicato alla traduzione dai lirici greci, sempre in questa linea, poi piano piano ha accresciuto la quantità della sua opera in lunghezza e soprattutto allo stesso tempo ha collegato questa lunghezza ha una quota assai elevata di visionarietà. Visionarietà che si trova anche nella sua poesia in teatro, che sarà, credo, pubblicata tra non molto, perché, insomma, bisogna considerare che il suo teatro è comunque poesia. Ora noi, attraverso i canoni e le divisioni delle discipline, diciamo che questa è poesia e il teatro non è poesia, però in realtà la sua, i suoi monologhi, la sua poesia per il teatro è comunque poesia a tutti gli effetti. Quindi c'è questa evoluzione che viene documentata esattamente da questa raccolta, in maniera precisa, che al fine aggiunge anche degli inediti che si rapportano anche a temi essenziali e presenti nel presente. E naturalmente la sua poesia iniziale fa riferimento alla campagna, all'infanzia, però poi piano piano se ne distacca. Però prima di fargli la prima domanda, visto che ha vinto di recente il premio Salva la tua lingua locale come premio speciale, però un premio speciale della giuria, vorrei leggere una parte della motivazione che mi sembra molto, molto, molto puntuale nella descrizione dell'uomo e della sua poesia. Figura appartata, ma esemplare della nostra migliore moderna tradizione lirica dialettale. Il romagnolo Ennio Spadoni, San Pietro in Vincoli, 1949, ma dall'84 vive a Ravenna, dove ha insegnato filosofia nelle superiori, è già da molti anni un sicuro punto di riferimento fermo e dolcissimo, fluido e risoluto. E con il pioggio, il cuore negli occhi, un suo bel titolo del 93, gli consente appunto di rappresentare, come già lo elogiava Ezio Raimondi, insieme un ethos, un modo di rapportarsi all'esistenza, un vedere in cui si riflette il destino dell'uomo, che si traduce anche in una poetica, in un progetto di scrittura, un'idea, in un'idea possibile di analogia. Voce del silenzio che mi stringe il petto, recita un suo verso cristallino e arioso. Lo dice appunto a quel suo cuore poetico e al suo sguardo sulle cose che parte e torna dentro di sé. Ci una parola, un sen fratello che c'è, traduco in italiano.
sei una parola, un segno fratello che chiama. E visto che abbiamo introdotto il tema familiare del fratello, passiamo al tema contenitore della rassegna, ovvero all'organizzazione che gestisce la rassegna, che te è te a chi ci è figura. E quindi chiediamo a Nevio te a chi ci è figura. Buonasera a tutti, grazie intanto al Presidente Leonardo Belli e a Maurizio Balestra per avermi invitato, nonché a Maurizio Cerioni che leggerà anche lui alcune delle mie poesie e all'amico Miro Gori che mi ha presentato con tanta generosità. A chi soi e più a me? Dunque, allora, come è stato detto, io sono nato in campagna, figlio di contadini, eravamo una famiglia numerosa, eravamo nove, insomma, sta per me, però i miei nonni, i miei bisnonni li chiamavano con uno strano soprannome, voi sapete che qui da noi usano i soprannomi, Pisai. Che al femminile lo sai, insomma, allora io quando giravo per il paese, il perché in fondo non l'ho mai saputo, ho sentito diverse voci, interpretazioni, di storie di prozie, di bisnonni e roba del genere. Comunque, fatto sta che io giravo in bicicletta per il paese, ero un bambino e dicevo, ehi, siete più pisai, vede qua, insomma, la cosa non è che proprio mi piacesse tanto, mi disturbava anche abbastanza, adesso chiaramente non me ne frega più di tanto, anzi lo dico con molta tranquillità, ecco, se sono dei soprannomi molto strani, quindi me, che si va curioso di sapere chi so io, ma so è più quello che mi sa. Però devo dire anche una cosa, dietro a questo discorso ci sono anche dei risvolti secondo me non sempre felici, sapete perché? Perché a volte va bene che la pera non cade tanto lontano dal pero, come si suole dire, però a volte scatta anche il pregiudizio, non se vuole fiola questo, vuole fiola sterra, eccetera, quasi che uno sia necessariamente sempre la continuazione nel bene e nel male di quello che sono le radici. A volte ci sono dei genitori disgraziati che vengono fuori dei figli che sono dei capolavori o viceversa, insomma, famiglie moderne magari apparentemente, diciamo, se puoi andare a scavare sotto, ecco. Quindi a volte dire fare sempre 2 più 2 non fa sempre 4 in questo caso, perché essere il figlio di, però io mi vanto di essere il figlio di Pisai, perché ho avuto una famiglia fortunatamente tutta di riguardo, umile, ma gente che stimata nel paese, quando le persone sono stimate da tutti, c'è anche un suo perché, ecco, ne parlo dei nonni, parlo dei, con tutti i limiti, perché mio nonno faceva il 3 scuoregni ed è da oltre. Allora, 3 sporgni, ne smaltiva uno sotto l'albero e poi via, giusto il tempo di riprendersi per la seconda, insomma, e questo non era una nota felice, eccetera. Questo faceva parte della società contadina? Faceva parte di una società dove c'era, non miseria, perché una cosa è la miseria e una cosa è la povertà. E nel caso poi dei contadini anche mezzate, mezzadria, non mancava niente, a dire la verità, insomma, ecco, a livello appunto di cibo, eccetera. Quindi io appartengo a una generazione, al 39 del dopoguerra, che non ho patito assolutamente la fame, però i nostri genitori erano orgogliosi lo stesso, e nel senso che volevano che i loro figli fossero al pari degli altri, non di più, non di sopra, no, al pari degli altri, quindi nel modo del vestire, nelle cose, eccetera. E lo dico, dopo vi leggerò una poesia, perché purtroppo 20 giorni fa ho perso la madre, 95 anni, e quindi
quindi le dedicherò una poesia dopo, a un certo punto lo dirò. Ecco, il fatto di aver introdotto Tecnicesiur ci porta alla società contadina, alla campagna, alla natura e in qualche modo al dialetto. Ecco, il dialetto è la tua prima lingua, certo, dal mondo della campagna viene la tua poesia. E cosa viene la tua poesia dal mondo della campagna? Ecco, è stato il dialetto la mia prima lingua. Il dialetto mio è leggermente diverso, dopo sentirete, no? Nella lettura che fa qui Maurizio, è diverso, ma è stata la prima lingua, mi ha dato l'imprinting. Poi dopo è chiaro che l'italiano l'abbiamo appreso sostanzialmente a scuola, insomma, con la scolarizzazione. Comunque siamo ancora l'ultima generazione, io, Giuseppe Bellosi, credo, no? Che siamo cresciuti bilingui, ecco, quindi col dialetto e l'italiano. Ancora adesso mi piace dire una cosa, che quando magari telefono a uno dei miei, ho tre fratelli, siamo quattro maschi, telefono a un fratello, se mi risponde in dialetto, vado a ruota libera, sento che di là dalla cornetta, insomma, non c'è nessuno, se mi parli in italiano, un po' forbito, capisco che anch'io devo cambiare il registro, perché evidentemente c'è qualche persona, ecco, c'è queste forme, diciamo così, di avvertenze, di pudore. E quindi? La campagna quindi mi ha dato, come diceva Pasolini, ecco, il primo, la prima scossa, no, le prime emozioni mi sono venute dalla vita dei campi, il contatto con la realtà della campagna, gli animali, le fioriture, le stagioni. Allora c'erano ancora le stagioni, io ricordo ancora anche il nevone, vero, passato, così lo vedete, no, beh, ma no, tuttavia abbondanti nevicate che in qualche modo davano quel tono, quel tocco di poesia, di vivacità, di colore e di vita, insomma, che, oppure i mandorli in fiore, ecco, le corse scalzi, allora già dal mese di aprile probabilmente attraverso i campi, cose che adesso vedere ad esempio una mucca che partorisce, ecco, con gli occhi di un bambino, oppure il rito del maiale che viene in qualche modo così lucidamente. Quando io a scuola, al liceo a Ravenna, dissi, ero in una classe di ultimo anno del liceo, quindi ragazze di 19 anni, alcune non avevano mai visto dal vivo una mucca, mai. Cioè, l'hanno vista in televisione, la vedono sul computer, ma dal vivo no. Cose mi sembra dell'altro mondo. Noi siamo vissuti a contatto invece con questa realtà, le cose, è stato il primo linguaggio, no? che ci è stato trasmesso. Ecco, l'ultima domanda, poi io direi di passare a qualche lettura. L'ultima domanda è questa, è uno dei tuoi temi centrali, forse il tema, se possiamo usare l'articolo determinativo, è il tema del tempo, tempo inarrestabile, il tempo che trascorre, tempo personale e tempo storico, che si incrocia fatalmente, adesso tu hai evocato la morte di tua madre, appunto con la morte. Ecco, da questo punto di vista, tu hai anche studiato e insegnato filosofia, quanto hanno inciso la filosofia e l'esperienza dei lutti su questa tua narrazione, usiamo questo termine, del tempo? Beh, non solo per il problema del tempo, che sappiamo essere uno dei problemi, dei temi fondamentali della filosofia, anche oltre che delle scienze, certamente la filosofia mi ha aiutato in questo processo del guardarmi dentro, no? Qualche mondo e di valutazione anche critica della realtà. Tu hai parlato anche dei lutti familiari, anche
questi sono serviti a rendermi un ragazzo già da adolescente più portato probabilmente rispetto ad altri alla riflessione su dei temi importanti, sulla vita, sul suo possibile senso o non senso, il perché, il dolore, il perché questo, e forse il perché magari precocemente. Ecco. Quando io parlo del tempo nella mia poesia, parlo sì del tempo come dimensione interiore, come centro dell'anima, ma in senso filosofico, ma parlo anche del tempo di oggi, ahimè, un tempo che ora con questa lettura ve lo descrivo stentato. Errantera, esce, smarì, in classitea sorda un tartaiera pensier turt, in ciò un cima pio par non. Stetà, azzi ande da mer, stetà che porta dal cadan veci ad ipinu, susvige stetà, con il respiro dal piopi una matana presta, quod che su dall'istea. Poi alcune le tradurrà anche lui, si crede, adesso ne leggo un'altra e poi dopo passo a lui la parola. E a ridare d'età, rideremo del tempo, in vanadì che ien in passa in priscia, se usar messa i lans dal tu not viechi ai tu niechi. L'acqua e il sole a resnie con i giovani, saura che te che mia ca. E podesne che zoppa le pietre strea, s'attavudor de pena appena fa, che pesa un caro e che la ruota la dega un multo. E allora sarà come tornata bac, burdello, t'admitiva la verba di formento e saltiva in tal scol con pugnammat. In Tumpirol, una schiela lunga in ciudarani peas, e a lei, firu, come a stia tu in zez, a ridere ad età, usa futi. Come avete sentito nei due spadoni, io ho avuto il piacere, anche con questo se non stiamo andando a decidere. Si sente? Si sente troppo? No, va bene. Avete sentito, Nino Spadoni è un ottimo interprete delle sue poesie, d'altronde insomma il poeta in genere è scritto un suo mondo e lo riesce a fare molto bene, e lui è oltretutto anche un lettore ed è piacevole sentire la lingua originale. Ci sono sì delle differenze e alcune parole vabbè non si capiscono, ma sono rare quelle parole, e altre si invece intuiscono. Adesso abbiamo smontato un po' la scaletta iniziale, ma vabbè, non succede niente. Ma mi dicevi in punta P. Io anche voglio ringraziare l'associazione Te Adchisite Fiore, perché mi ha permesso appunto di incontrare e di conoscere Nino Spadoni, che io conoscevo solo di fama, non ho ancora avuto modo di leggere la sua poesia, almeno per conto mio, ecco. Per cui mi scuso però per la voce che non è proprio al massimo, sono ancora un po' costipata. In punta via, che può uscire dello strebola tutta quanta la mania, e chi per un verso corrente a standa ma cade capa dret come diffuso e un quel solo mezzo l'espa seste mondo in punta via guardando cugnoc de cor, che è una bellissima poesia. Ritorniamo all'inizio. Adesso siccome qui il senso, mi sembra, di questo incontro voleva essere anche mettere, perché noi diciamo il dialetto romagnolo, in realtà in Romagna quanti dialetti vero ci sono, cambiamo ci spostiamo 2-3 chilometri, già ci sono dei cambiamenti, quindi volevamo anche mettere un po' in evidenza delle differenze, no? Fra un
dialetto e l'altro, anche se fra il mio e quello di Cesena sì ci sono delle differenze. Io sono un grande ammiratore della poesia di Walter Galli, ero anche amico di Walter, però l'ho sempre letta con una grande passione, non stavo neanche a tradurlo nel mio dialetto come operazioni che ad esempio fa Marescotti con Baldini, proprio perché in fondo si capiva benissimo. Però vogliamo mettere in evidenza anche alcune differenze. Dopo anche Miro ci rileggerà, ha detto che ha tradotto, diciamo così, due o tre poesie nel dialetto che assomiglia più a quello di Sant'Arcangelo, no? È quello lì, di Sant'Arcangelo. Poi gli sentiamo l'aria ravennata, meglio delle Mille Unite, perché già Ravenna, il mio dialetto è diverso da quello di Ravenna. Quando leggo Ravenna diciamo, ma noi non diciamo mica così, ho vado a morire da Sidera, ma io sono Ravenna, io sono in esilio a Ravenna, Ravenna è una bella città, anche se ci sono dei ravennati a me non importa, ma i ravennati, chiuso prego, messo di campagna, so, essendo nato a San Pietrimbingoli, sapete bene la collocazione geografica, lei è fra Ravenna o le più di Furlello. E poi a Cesena non è tanto lontano, e c'è, è in una posizione direi un pochino strategica. Senza voler scomodare l'interpretazione di Friedrich Schur, del glottologo austriaco, che a suo tempo disse che il nostro dialetto era il dialetto più puro di tutta la Romagna. A noi ha fatto comodo pensarlo, ma insomma, Clarus. Tu l'ha detto, è vero? La luz, quella luce, voi dite luz dopo, sentiamolo dopo anche la sbressa sore in corpo, la luz da luna, sa sare grava pu tra i mifir, la grata al brugo al dresna de rastel, in dopo suore di ua, a semindu la volta, sa ben babì da grinti, e me a guardare la luce totona con la voce. Adesso al svet inclona al spurbestoti, la vercia la nipio a incrusia al sapo, e non con la fugliazza in tiscarà, se passa rudaraccia mi il burdel, usrò ogni moment e set la notte, incontra la luce a chi farà la loro. Allora, abbiamo discusso se non ci sono grosse differenze, e comunque l'avete capito tutti, penso, perché in definitiva la bellezza, diciamo, del dialetto e forse del cesenato, come diceva Credo Pioggia, è che a Cesena capiscono il dialetto un po' di tutti, perché sono in una specie di crocevia. Non lo parlano, guardano, dice Pioggia, io cito, quindi non prendetela com'è. E mi viene di Pioggia, non c'è. Vabbè, allora vediamo un po'. Clamusa, perché a volte loro troncano semplicemente, noi ci aggiungiamo una vocale, per cui alla fine cambia di poco, molte parole sono praticamente le stesse, forse sul modo di pronunciarle. Clamusa, la sguella sul corpo, la luce della luna, s'astercarà la tua tra i filer, la grata al brubi drena de cancer, in ducus mor la viola, a se men duc la volta, soffer babinda grande, e mia guarda la rusa tutt'ona con la rosa, adesso asvetti in clora al sfulbestuti, la vecchia la nebbio in cruse al sal, e non con la fugliata in discalè, se passa il derencia mi burdello. Usrompo ogni momento e silenzi la notte, in cua clarosa, a chi farà la loma. Ci sono differenze, proprio nella parlata, però io credo che siano tutte molto comprensibili, anche per un cesenate nella lettura di Nilio Spadoni. Dopo certo noi non usiamo molto, per esempio, effet. Il silenzio, sì. Invece a Bruegel, diciamo Brugli,
cioè divertiamo praticamente. Una cosa invece che vorrei dire, forse non tutti riescono a cogliere il discorso, la vecchia non è più a incrociare il sabato, la vecchia non c'è più a incrociare le zampe, perché in campagna, questo era un rito, vero, quando si vistava il temporale, stava per avere su il tempo, la nonna che insomma metteva, incrociava le zampe, metteva, faceva una croce con le zampe per scongiurare, vero, ecco, questo misti di superstizioni, di religiosità, ecco, per cui magari uno dice, ma che senso ha questa cosa? Io uso cavalli e bordelli indistintamente, perché mio nonno, anche lui usava bordelli delle volte, il ravennate più tabacchi, no? Rigorosamente tabacchi. Insalata tabacca, tozzarchia, cibo in tevata, che smesa e tamaris. Un gazzoletto usato che spiene sempre come la sera, clamoroso, che sono tutti la salsera, la festa d'un paese. C'era la crosta, mi fa misciuncleda, i rocci sopra i camassi d'inverno, la neve la fura con dal petto al siri. Vos desinanzi che dimostrasse te, bastò per mi scapossi, con te la cera, c'era parola, un segno, fratel che c'erma e me, come grappa te, come capos. Dungles, dondolarsi, dice lui. Noi diciamo Dungles o anglese, Dungles, con o senza l'estero. La donna, la Marietta a Etulir, e bambini in Tescano, e Gardlen solo un vez, me, tra la vece e il sole, tra un po' a sfarmare. Dai crit, e perché ne incatlamus, donna, al zir come dal pioni. L'ultima presa, l'ultima brace, il serramento è scarnata stasera in clos. La nebbia cammina un porto sul di fontesimo, e me, animo ermi, i vado lunte. Da dal terra via di zuvantò, con dal caparel già siedi ad os, e i scordi a me, che già partì, de ba e della caverce. E ai rispiri dagli abdomi mi corda, la voce regalia di misgia sei, an voi, an posarvi, a te indestes mari, us morta, l'ultima presa. E a proposito dei fantasmi, fantasmi. E poi muovere il giure che stanotte un qualcadun le vnù in punta a pia. Giungere pur testa che è aperta e feconda niente. Stai dietro a me, in si vea più. Allora, come vi ho detto prima, questa poesia, un viaggio alla risera, un viaggio alla risaia, che dedico appunto a mia madre, è fatta anche nel libro, la dedica a mia madre e alla famiglia, ma perché già all'età di 13 anni andava in risaia con le donne a lavorare, quindi un duro lavoro. Avrebbe la sera con clemo mente la terra, con che fa i ghet, chi va a morire tra i verde mar, una stesa di lupinella, di là in clalierga, in docchi scorpo, e dammi sempre che sto voglia di vita le rinviasi in bicicletta alla risera, scaglia piede in l'acqua a mezza vita, sciante dalla fatica fino a sera.
avrebbero dire in che sì, in do che al paroi, agli amor di gre che cresa vesta, sinti l'udor che monde mi parol, sculte svazia i feat, de non fu lesta. Non so se... Bene, dicevamo prima che nel scusa, forse volevano l'italiano, questa oppure sì. Leggo l'italiano, vorrei lasciare quando sarà il momento la terra, come fanno i gatti che vanno a morire lontano, tra il verde del ramarro, in una distesa di lupinella, là nella larga dove scorre il bevano. Mi hai sempre detto che questa boia di vita è un viaggio in bicicletta alla risaia, schiena piegata e nell'acqua mezza vita, schiantati dalla fatica fino a sera. Vorrei andare in quel luogo dove le parole hanno il sapore del grano che cresce a vista d'occhio, sentire l'odore che esce dal mio paiolo, ascoltare incantato i racconti del nonno favolatore.